sulla sinistra. Bello! No! Di un pelo di cazzo l'ha mancato. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Quarta missione di GTA 4. Siamo a buon punto. Abbiamo conosciuto una persona che nel futuro potrebbe essere assai importante nella storia, ovvero Michelle. E questa volta, ragazzi, cominciamo veramente a fare sul serio. E lo sapete già, però io non voglio spoilerarvi niente. Quindi andiamo. Eccoci in una Liberty City di notte, praticamente. Forgive me, my friend. Con quanta veemenza. Ma guardate, io non metto neanche il GPS per raggiungere certe destinazioni. No, non sto flexando le mie conoscenze su sto gioco. No, per nulla. Però questa colorazione gli dà qualcosa di veramente, veramente particolare, ragazzi. Sì. Perché ti metti nei casini? Vabbè, questo è lo spoiler della prossima missione. Però adesso devo andare a figa, cioè scusami, è first date, devo andare a figa, mi dispiace. Ecco, non puoi stringere e frequentare ragazze in GTA 5. Perché? Perché? Perché non c'è il Facebook di GTA 5? Non l'hanno messo. Cioè, c'è Life Invader, sì, però non è utilizzabile, mettiamola sotto questo piano, come quello di GTA 4. Cioè, puoi andare a mignote, e quello è ovvio, però non puoi fare altro. Cosa che invece a GTA 4 puoi fare, ovviamente non puoi sposarti, non puoi fare... Cioè, alla fine, cioè, vai con le ragazze che incontri, ci fai fichi fichi, e poi, cioè, può andare così a oltranza, però insomma è già qualcosa, no? Questo è molto interessante, armi a sconto, beh, famoso mercato nero, questo può essere interessante. Boom. Certo, potevi anche metterti un pochino più lontano, frate. Che case sudici, ragazzi. Beh, ma avendo una ragazza che viene dall'America, le case sono veramente così luride. Cioè, non è qualcosa, non sono enfatizzate. È veramente così lurido, anche le strade, i barboni. È così in America. Noi in Italia sogniamo l'America. Però a livello di pulizia, a livello di gente per strada, non siamo messi per niente peggio. Assolutamente. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? A mignotte, fra. You look good. Oh, thanks. Ho fatto una domanda, gli ha dato una completa altra risposta. I'm new here. I thought maybe we could go to the Mignotte. Yeah, great. Yeah, great. Love the fun fair. Actually, we call it Ora che ho più o meno, tra virgolette, imparato come giocare a bowling. Cioè, non è che so giocare a bowling, però almeno so come funziona il punteggio. Posso almeno provare a fare la partitella, che porterà via un pochino di tempo, lo so, ragazzi. Però vabbè, quelli sono dettaglioni. Oh, cioè, lei mi fa guidare la sua macchina. Ma che bello, signori. Ma dove la trovo una così? Scherzo, scherzo. Niente stereotipi. Active, I guess. Sports, working out, things like that. I'd like to know about you, though. See the places you hang out. Yeah, maybe another time. Scansati! Fuori dai coglioni, fuori dalle palle, vai! Allora, devo dire che questa macchinetta qui è una tenuta di strada almeno un pochino migliore rispetto a quel catorciaccio di Roman. I'm not used to this type of driving. Vai! Fermati. Bello, ha pattinato sul pavimento. Bellissimo, bellissimo. Sure, bowling sounds like fun. Sì, si chiama bowling. Sì, bimba, però, cioè, te devi dare una sbrigata. Devi camminare un pochino più veloce, eh. Cioè, io... vedrai tra poco. Avrai un uomo
e qualche uccello da curare. No vabbè ragazzi, non posso essere così, dai. Vai, giochiamo a bowling. Pista libera. Boh, questa qua, dai. Allora, ok. Muovi R, poi R angolando sinistra, destra, sinistra. Boh, io tiro a caso. Beh, non è neanche andata poi così male. Poi adesso sono un po' fottuto perché devo dargli un giro della Madonna. Girissimo, girissimo. 6. Sta qua fa strike, lo so già, lo so già. Beh, più o meno 6 o 8. E là sicuramente uno dei due lo butta giù, per forza. Oh, bene, bene, bene. Poteva andare peggio. Non prendere il corridoio, non prendere... Bello! Beh, insomma, vabbè. 6, li ha buttati giù. Sulla sinistra. Bello! No! Di un pelo di cazzo l'ha mancato. La vedo grigia. 8 e 8. È già avanti di uno. Considerando che adesso ne butterà giù un altro, andrà avanti di due. E situazione non cambia rispetto a prima, nonostante avessimo fatto praticamente bene. Ma perché vado sempre sulla destra? Ma devo smetterla veramente, devo finirla. Vado sempre sulla destra e non si sa per quale motivo ci vada. Ok, bene, bene, bene. Mi è piaciuto tantissimo. Ho fatto spare. Ovviamente non scrive il punteggio quando fai strike spare. Ma vaffanculo. Ma vattela piander culo. Dai. Devo fare strike. Devo fare strike. Eh no, no, io non posso. Io colgo quello centrale e non posso fare strike. È scriptata. È scriptata sta merda. Spe, lo dice anche lui. Spe, sarebbe sperma di Gesù. Questo sarebbe il suo significato. Strike. Ma hai rotto i coglioni. Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Veramente. Mo lo faccio io, mo lo faccio io. C'è, bastarda. Ah, c'è un altro tiro? Ora non lo faccio. Appunto, ho fatto veramente cacare. No, l'ho mancato uno. 72-17, vabbè, due tiri non li ha contati. Questo qua mi recupera. Ah beh, non ha fatto strike. Almeno quello. Dai. Ah beh, bene, 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 bene. Siamo sopra. Siamo sopra. Ho vinto questa partita. Bene, torniamocene a casa. Mi sono rotto i coglioni. No, non è vero, era carino in realtà. Però non siamo a giocare a Sport Champions. Ce l'avevo per PlayStation Move, per la PlayStation 3. Non siamo a giocare a quello, quindi pregherei la regia di riportarci a casa, grazie. A culo l'ho vinta, eh. Cioè, mi rendo conto che l'ho vinta a culo, perché se lei faceva strike sull'ultimo, era la fine. Dove cazzo è finita? Mamma mia. Mamma mia. Andiamo. Mamma mia, ragazzi.
vediamo. Cazzo, ci fa i peli sulla panchina? Si può sapere? Che mongolfiera che è sta donna. So, you don't know many people here in Liberty City? No boyfriends or husbands or anything? Mariti? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you cioè, do? Lui cerca mariti? Valerie, what do you do exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to... ragazzi, è difficile a parlare perché poi te la butterà in quel posto. Te la butterà in quel posto. Sì, però, cioè, te devi dare una svegliata a camminare. Cioè, io non posso far durare la missione 10 minuti di più perché te cammini un cazzo. Dai, forza. So what are you doing here in Liberty City? Oh, c'è la voce del GPS. Ci piace, ci piace. Ehi. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Romans? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Passo io! Oh merda. Allora, siamo rimasti con $11 in tasca. Il che mi fa pensare che tipo la partita o l'ha pagata lei o era gratis. Però visto quanto cazzo costa il booning, io la vedo dura che fosse stata gratis. Magari poi, sapete, è un gioco. Però mi ricordo quelle volte che ho giocato a booning di averlo pagato profumatamente. Ma chi cazzo ti chiama? Devi andare su, brutta merda. Devi andare su. Abbiamo Michelle e Roman come numeri in rubrica. Broker Fire Depository. Damn Pullman. You shouldn't have borrowed money from them in the first place, Roman. Anyway, ha ragione. Michelle, I thought you wanted me to take her. Accettiamo. Nothing can stop you being horny. I'll see you soon. Poi faremo bleed out. E allora ragazzi, io vi ringrazio per la visione di codesta missione. Vi rinnovo l'invito a lasciare like al video e iscrivervi al canale, che ci vedremo molto presto. Grazie ragazzi, un bacione.